Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, ora da Belluno. Dedicheremo la nostra rubrica Eccellenze dolomitiche all'arte bellunese. Lo faremo tramite le poesie di Dino Buzzati e le opere di un artista con radici bellunesi. In questa puntata vi presentiamo in anteprima mondiale una mostra unica nel suo stile. In occasione del 40 anniversario della fondazione del Soroptimist International Club, si è presentata una mostra speciale chiamata Melusine's Bass Poem, omaggio a Dino Buzzati. È certamente dedicata al 50° anniversario della scomparsa di un grande artista e scrittore bellunese, Dino Buzzati. Il Soroptimist International Club Belluno Feltre nasce a Belluno il 24 settembre del 1982. Fa parte di una centenaria associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali. Vuole essere una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l'azione. Il Soroptimist International Club di Belluno Feltre ha scelto un'artista di origine bellunese per onorare Dino Buzzati, Bettina Scholl Sabatini. La mostra dal titolo Melusine's Bass Poem, omaggio a Dino Buzzati, consiste nell'installazione di una trentina di sculture in bronzo patinato realizzate dall'artista Bettina Scholl Sabatini per la ricorrenza del cinquantenario della morte del grande scrittore. Con questa esposizione l'artista lussemburghese con ascendenze familiari bellunesi si rivela così particolarmente sensibile al tema del femminile nella mitologia. Esso da un lato unisce in maniera trasversale i suoi due mondi di appartenenza, dall'altro richiama alcune costanti della sua vasta produzione artistica che ha registrato nel corso degli anni tappe importanti e prestigiose a livello internazionale. Nel suggestivo chiostro del seminario gregoriano presso il centro storico di Belluno si sono esibite le opere di Bettina, nata a Lussemburgo e figlia dello scultore Aurelio Sabatini. Da sempre appassionata d'arte, Bettina ha studiato a Firenze, Parigi e ha esposto i suoi lavori in diversi paesi. Tante sue opere sono a Lussemburgo, come alcuni dei suoi murales più famosi, e ha realizzato diverse sculture per chiese in Lussemburgo, Francia e Italia. Cari amici ascoltatori di Radio AVM, Voce delle Dolomiti, oggi vi porteremo a scoprire questa bellissima mostra e sentiremo alcune testimonianze. Partiamo con Bettina, autrice delle opere che sono delle melusine molto originali, diversi a quelli che raffigurava Buzzati. Ricordiamo alle melusine che sono queste figure mitologiche metà donna, metà pesce o drago, creature magiche di grande bellezza e potere. Beh, siamo qui con Bettina Scholl Sabatini nella Melusine's Bass Poem, questa mostra dedicata a Dino Buzzati, con queste bellissime opere davanti. Ci viene da chiedere a quest'artista presente qui, che anche facciamo i complimenti, cosa l'ha spinto a creare queste opere d'arte in onore a Dino Buzzati? È perché l'anno scorso ho sentito che nel 2022 sarebbero 50 anni della sua morte. E dopo ho sentito che era bellunese, io non lo sapevo, sapevo che era uno scrittore, ma non sapevo che fosse bellunese. E siccome anch'io ho le mie radici qui del bellunese, quando ero piccola venivo in vacanza dai nonni, andavo nel Miss, giocare nel Miss sulla ghiaia, andavo nei boschi e mi sono ritrovata con le melusine di Buzzati. E io ho creato le mie, certamente che non assomigliano a quelle di Buzzati, sono diverse, però sono le mie melusine che mi ricordano la mia gioventù e con le quali io volevo onorare Buzzati e farlo conoscere, perché le dico la verità che io di Buzzati non avevo mai sentito parlare. Però dopo mi sono messa a leggere Buzzati e ho trovato che è un grande, grande scrittore e che merita di fare vera pubblicità per lui. E io spero che le mie melusine facciano questa pubblicità per farlo conoscere. Questa esposizione è una première, non l'ho fatta vedere ancora solo qui a Belluno. Ed è possibile che sia
vi hanno già chiesto di farla vedere altrove qui d'Italia. Adesso vedremo e vorrei anche farla vedere all'estero per far conoscere Dido Buzzatti, che è un bellunese, anche lui come io e la mia famiglia. E parlando di bellunesi e bellunesi all'estero, sai che tanti nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM Voci delle Dolomiti stanno guardando. Può dedicare un messaggio, un saluto a questi bellunesi che ci stanno sentendo, che sono in tutto il mondo? Certo, perché essendo anch'io di questa genetica, voglio salutarvi tutti. E chissà che un giorno possiamo incontrarci anche quelli del Brasile. Brasile, Argentina, dalla fine del mondo come il nostro programma. Io, per esempio, ho un gruppo genetico in Brasile, non so, dei Veneti certamente. E allora non si sa. Eh beh, auguriamo di portare questa mostra in tutto il mondo. Ecco. E mandiamo un saluto. Sì, ecco. Grazie a te. Grazie. Siamo ora con Patrizia Burigo, che è vicepresidente ABM. Hanno organizzato questa mostra, no, questa visita a questa mostra bellissima che stiamo vedendo oggi. Raccontaci un po'. Sì, siamo molto orgogliosi come Associazione Bellunesi nel Mondo di aver organizzato questo gruppo che è venuto in visita alla mostra di Bettina. Bettina per noi è un orgoglio perché è un'artista bellunese che mantiene forte il suo legame con Belluno e queste origini bellunesi sono per lei molto importanti e anche questa mostra lo testimonia. È interessante il legame tra Lussemburgo, Buzzati, Bettina, le sue radici, sono tutte cose che si intrecciano e che fanno sì che siano messi in risalto proprio i valori della bellunesità anche da parte di artisti di livello internazionale e di una caratura così importante come la nostra artista Bettina. Quindi auguro a lei e a questa mostra il massimo della fortuna e del successo. Ecco Patrizia, è la prima volta che sei qui in diretta sulla nostra trasmissione. Ti va di inviare un saluto per i bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo? Sì, un saluto a tutti gli amici dell'Associazione Bellunesi nel mondo, vicini e lontani, mai soli. Ecco, bravissima, grazie. Grazie, volevo ringraziare. Volevo con l'occasione ringraziare Ernestina, tutta la famiglia e dare anche il benvenuto ufficiale a Ernestina e a tutta la famiglia Belluno. È un mese poco più che siete qua. So che già siete stati più volte a Roma, insomma, state cominciando a prendere contatto e conoscenza della città. Ci fa molto piacere avervi tra di noi e sicuramente tutti questi avvenimenti e questi appuntamenti dell'Associazione Bellunesi nel mondo serviranno anche a voi per cementare le vostre origini, le vostre radici. Sì, stupendo, grazie mille di cuore per le tue parole e per la simpatia di sempre. Grazie Patrizia. Grazie a voi per la collaborazione con la nostra radio. No, per favore. Siamo ora con Giulia Francescon, parte del direttivo di Bellunesi nel mondo, anche il gruppo Giovani, e in questa visita guidata a questa bellissima mostra che ha organizzato anche Bellunesi nel mondo. Dimmi tu cosa ti piace di più di questa mostra? Allora, innanzitutto che è dedicata a Buzzati e a me come scrittore piace molto perché nelle sue storie racconta un po' di Belluno e quindi è sempre emozionante, no? Trovare qualche libro o qualche testo dove si parla di Belluno perché è il posto dove sono nata e dove sono cresciuta. E poi i colori soprattutto delle sculture sono la cosa che mi hanno colpito di più, al di là del materiale con il quale sono state costruite, che io non saprei mai fare, quindi comunque... Quindi è molto curioso anche vedere questa tecnica diversa e sarebbe molto interessante sapere come riuscire a farlo, ma è un punto ad onore per l'artista. E dicevo i colori soprattutto i colori, quelli verdi e azzurri, perché sono tra i miei colori preferiti, quindi è la cosa che mi ha colpito di più. Mi hanno trasmesso anche serenità, no? Anche il fatto proprio come sono state posizionate, quindi su un filo e poi in cima, e sembrano, non lo so, mi danno serenità, no? Sembrano dei fiori, mi ricordano proprio i colori del bellunese. Ah, che bello. Approfittando anche che ci stanno sentendo tanti bellunesi all'estero, vuoi inviare un saluto per tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo? Ma certo, allora, i bellunesi di tutto il mondo, non solo qui in Italia ma anche all'estero, magari qualcosina in inglese. Ma anche in italiano. In italiano, facciamo. Sì. Facciamo se non in italiano, così tutti ci capiscono. Tutti ci capiscono, esatto. Un saluto a tutti e seguiteci sempre, mi raccomando. Ecco, grazie Giulia. Grazie Ernestina. Siamo con Irene Savaris, vice direttrice di Bellunesi nel mondo, anche giornalista. Dammi un tuo parere di questa bellissima mostra. Era quello che aspettavi, che ti piaceva?
Sì, quando abbiamo ricevuto l'invito da parte del Sor Optimist di creare un gruppo anche di bellunesi nel mondo per onorare Bettina Scholl Sabatini, che appunto è per metà di origine bellunese di Sospirolo, abbiamo ovviamente subito accettato, abbiamo messo in moto questa organizzazione e siamo stati molto felici di poter venire e ascoltare anche la presentazione da parte della curatrice, la dottoressa Maria Luisa Caldognetto, che ha reso veramente l'idea di come Bettina ha creato queste opere. Sono delle opere, trovo, meravigliose, leggere e molto significative, che per poco che posso ricordare delle melusine le richiamano proprio al 100%. Sono degli oggetti preziosi, trovo, che sarebbe bello avere in casa, anche per il fatto che si muovono in una maniera molto, così leggera, molto bella, così leggera. Ecco. E quindi è stata una vera sorpresa da un lato vederle da vicino e anche un piacere aver potuto essere qui presente oggi per la presentazione. Grazie Irene, grazie mille. Siamo ora con Venezia Simoes, anche di Bellunesi nel mondo. Venezia, dimmi tu cosa ti ha colpito di più di questa bellissima mostra, organizzata anche questa visita da parte di Bellunesi nel mondo. Ma mi piace moltissimo i colori soprattutto che usa, i colori pastelli. E poi quello che raffigurano alcune sculture che mi sembrano immagini di pesci, di uccelli, di cose della natura. Mi è piaciuto tantissimo il fatto che siano molto flessibili, che si muovano, perché siamo abituati alla scultura che è rigida. E allora quando vediamo una scultura che si muove, praticamente parla. Allora sì, mi è piaciuto moltissimo questo. Consideresti questa mostra un bellunese all'estero, un bellunese che forse vuole venire qui? Certo, certo, sì, non solo, anche quelli che sono qui. Ecco, parlando di... L'arte arricchisce le persone, allora... Assolutamente, sì. Sono d'accordo, Venezia. Sì. Grazie, e parlato di bellunesi nel mondo, vuoi inviare un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio BM? Sì, saluto tutti gli ascoltatori di Radio BM, io sono una consigliere di Radio BM. Di ABM, scusate, e un saluto, una buona serata e venite a visitare questa bellissima mostra. Ecco, grazie Venezia. Siamo ora con Maria Luisa Caldognetto, che ci ha fatto una eccellente visita guidata qui in questa bellissima mostra di Bettina Scholl Sabatini. Faccio una domanda, così coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori. Perché si deve visitare e vedere questa bellissima mostra? Allora, ci sono almeno due ragioni per poter dire che è una mostra che merita di essere visitata. La prima è il fatto che è un omaggio a Dino Buzzati e questo omaggio avviene nel cinquantenario della ricorrenza della morte del grande scrittore, e l'artista Bettina Scholl Sabatini ha avuto questo gesto di omaggio, appunto, che come compare è il sottotitolo peraltro della mostra stessa, in quanto l'autore Dino Buzzati era di origine bellunese, l'artista è di origine bellunese anche se vive all'estero, in particolare in Lussemburgo. Stupendo. Parlando anche di bellunesi nel mondo e persone che devono visitare, puoi inviare un saluto per i bellunesi che ci stanno sentendo ora su Radio BM? Ecco, non solo lo mando di tutto cuore questo saluto, ma devo dire anche che mi fa piacere avere questa occasione, perché io mi occupo anche di emigrazione italiana all'estero e in particolare mi sono occupata dell'emigrazione bellunese in Lussemburgo, dove ci sono stati a partire dalla fine dell'Ottocento tantissimi emigrati che sono arrivati da qui. Ecco, stupendo, grazie mille e speriamo di rivederla anche in una prossima puntata. Che ne pensa? Io spero che intanto questa mostra abbia la sua visibilità, e ringrazio voi che contribuite a questo. E devo dire, io sono già stata nel bellunese con altre mostre in passato, mostre storiche, mostre fotografiche e così via, e oggi stesso
si è già creata una eventuale possibilità per una futura mostra fotografica legata alla storia dei bellunesi in Lussemburgo. Ah, stupendo, quindi abbiamo un'anteprima mondiale di questa bellissima mostra che, stio permettendo, cercheremo di anche far vedere ai nostri bellunesi. Melissa, grazie mille. Grazie, grazie a voi davvero di tutto cuore. Arte, magia, folklore nordeuropeo, radici venete e talento bellunese. Tutto in questa mostra dedicata a Dino Buzzati. Cari amici, oggi la nostra puntata finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana. Se volete rivedere le nostre puntate, potete cercarmi nelle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e anche sui miei social di Facebook e Instagram. Con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, o anche sul mio canale YouTube, Migranti TV. Vi aspetto. Intanto vi saluto da qui. Non dalla fine del mondo, ma ora a Belluno. Arrivederci amici, e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.